Benvenuti al nuovo appuntamento La formazione non si ferma, dedicato al racconto del kit di VCAM. Partiamo con l'illustrazione del kit. VCAM, bioraffineria nella scatola, è il kit didattico che Novamont ha pensato per illustrare i processi della bioraffineria agli studenti e agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Come è organizzata la scatola? Abbiamo pensato di fare quattro quadranti che rappresentassero il ciclo della bioraffineria, ovvero partendo dalle materie prime, che sono le risorse rinnovabili, per passare poi alle biopolimeri e biochemicals che si possono formare attraverso le trasformazioni chimiche e biotecnologiche, per arrivare successivamente ai prodotti commercializzabili che utilizziamo tutti i giorni e che successivamente spiegheremo, ed infine per essere ricche, potranno essere riciclate sfruttando il processo naturale della biodegradazione, che permette di recuperare il carbonio organico a suo tempo fissato nelle risorse rinnovabili che danno dato origine a tutto il ciclo. In questo tutorial parleremo essenzialmente delle risorse rinnovabili. Che cosa sono? Quando noi pensiamo al rinnovabile, se abbiamo sempre in mente un concetto generico di legato un po' all'energia. Perché è il modo più comune di parlare di rinnovabilità. In realtà noi sappiamo benissimo che la fonte principale di energia rinnovabile nel nostro pianeta, perlomeno nei cicli viventi, è la fonte inesauribile di energia che ci dà il Sole. L'energia del Sole come può essere sfruttata? O tal quale trasformando l'energia solare in energia termica piuttosto energia elettrica, o può essere immagazzinata nel mondo vegetale attraverso il processo della fotosintesi. Infatti il carbonio del rinnovabile dell'anidride carbonica, che insieme all'acqua, che sono molecole a bassissima energia, possono essere assorbite dalle piante e attraverso il processo della fotosintesi, in un certo senso, l'energia del sole viene immagazzinata in energia chimica, in molecole più complesse che danno vita a tutta la chimica con cui è formata le piante. Quindi a partire da carboidrati che sono appunto nelle piante, quindi carboidrati complessi quali amido e cellulosa, piuttosto gli oli, piuttosto la lignina, piuttosto tutte le molecole che fanno parte del mondo vegetale. Quali sono le biomasse che Novamont ha utilizzato per la propria raffineria cosiddetta integrata nel territorio? I paletti che sono stati pensati sono di tipo di sostenibilità ambientale, cioè sono state scelte quelle colture che potevano essere integrate nel territorio e che rispettavano almeno i seguenti requisiti. Innanzitutto rispetto del territorio e della biodiversità. Non competizione con la filiera del cibo, ma anzi integrazione eventualmente con scarti dal cibo, utilizzo di terreni marginali o a marginalità economica e basso input chimici, cioè utilizzare delle colture rustiche cosiddette che non necessitavano di tanta lavorazione. Quali sono le due colture principali utilizzate? Il cartamo, che è una coltura oleosa che viene coltivata anche in Umbria, ad esempio, e da questi semi, sono simili semi al girasole, si può produrre olio ed uno scarto, che vedremo non è uno scarto, proteico. Analogamente in Sardegna è stata utilizzata questa arido coltura che è il cardo, che non è altro che il carciofo mariano, e da cui si estraggono questi oli. Questi semi, scusate, da cui si tira fuori l'olio e rimane che cosa? Rimane una parte proteica che si chiama il pannello proteico. L'idea fondante della bioeconomia, infatti, che è il modello economico su cui si basa la bioraffineria integrata nel territorio di Novamont, consiste proprio nello sfruttare tutta la biomassa della pianta, cioè tutto quello che senza produrre scarti, e utilizzando a cascata tutti i pezzi della pianta. Dai semi estrarremo olio e pannello proteico che potremo utilizzare per esempio in prima istanza come alimentazione animale, dal resto, dalla biomassa che è la parte lignocellulosica che ancora non è
particolarmente sfruttata, la potremo utilizzare o tal quale per fare energia proprio per la bioraffineria o attraverso processi biotecnologici che verranno spiegati nel prossimo tutorial.